Bene ritrovati gentili telespettatori, edizione del Veneto Orientale del nostro telegiornale. In apertura parliamo di rimborso eh, sulla tassa dei rifiuti. A Jesolo c'è un duello tra Veritas e una uh, componente dei 5 Stelle, già candidata tra l'altro alle recenti amministrative. Bene, eh, da una parte Veritas che ribadisce che è l'Agenzia delle Entrate che deve in qualche modo eh, rimborsare poi... Il eh, quanto dovuto, dall'altra la grillina che dice: Io ho solo postato il modo per cercare di eh, fare massima trasparenza per quanto riguarda le, eh, i bollettini appunto sul, eh, sui rifiuti. Ma sentiamo il servizio di apertura del nostro telegiornale. Attenzione a non fornire a estranei le proprie credenziali dello sportello online. La raccomandazione è stata diffusa da Veritas facendo riferimento alla prima sentenza della commissione tributaria che obbliga lo Stato al rimborso dell'IVA sulla TIA. Ma soprattutto all'appello lanciato nei giorni scorsi attraverso il profilo Facebook della ex candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle, che ha appunto rilanciato la procedura già diffusa dal Movimento 5 Stelle di Spinea per ottenere il rimborso IVA. Si tratta di Sara Coletto, candidata a sindaco nell'ultima tornata elettorale. Cittadina con il Movimento Pentastellato quando ottenne il 5,41% dei consensi. Un risultato che non le ha permesso di entrare in Consiglio Comunale, ma non le impedisce certo di continuare le sue battaglie. Per questo ha condiviso nei social la procedura per beneficiare del rimborso IVA sulla tassa dei rifiuti, compresa la parte in cui un avvocato ha offerto la propria disponibilità ad aiutare gli utenti, anche effettuando le registrazioni nello sportello online. E proprio qui, secondo Veritas, scatterebbe il problema. Veritas mette in guardia tutti i cittadini dal compiere una questa operazione, si legge nella nota diffusa dalla società. Come tutte le credenziali di accesso, anche l'identificativo e la password dello sportello online di Veritas sono strettamente personali. All'interno dello sportello online di Veritas è infatti possibile modificare dati e modalità di pagamento, domiciliare le fatture, comunicare i consumi ed effettuare molte altre operazioni. Rivelare con leggerezza a chiunque le proprie credenziali di accesso rischia dunque di mettere l'utente nei guai a sapere Veritas. Una precisazione è arrivata anche per il recupero dell'IVA. L'obbligo di rimborso dell'imposta e dell'agenzia delle entrate conclude la società e non di Veritas che ha solo incassata e poi girata allo Stato. Da parte sua, Sara Coletto prima di tutto risponde con un sorriso. «Visto il tipo di precisazione, viene da pensare che abbiamo colpito nel segno, ribatte quella della password è l'ultimo dei problemi. Ho solo condiviso la procedura per ottenere il rimborso IVA, per il quale è necessario presentare le vecchie fatture, che possono appunto essere scaricate online, una procedura che può risultare difficile per qualche utente. Da ciò l'appello di un legale a compiere questo tipo di operazione». Ognuno può rinunciare alla propria privacy, come e quando vuole, e dare l'autorizzazione ad altri di operare per proprio conto. Lo stesso soggetto può anche denunciare Veritas, che imbuca nella cassetta delle lettere le fatture dove sono contenuti gli stessi dati sensibili che chiunque potrebbe recuperare e divulgare come vuole. Tra l'altro, se un utente chiede a Veritas delle vecchie fatture, rischia di dover pagare dai 14 ai 25 euro di diritto fisso e 50 cent a fotocopia, conclude la consigliera pentastellata. Torniamo sulla vicenda dell'uomo di Oderzo che si era autodenunciato di aver ucciso il padre lo scorso anno, ci sono importanti novità, uh, l'uomo intanto vuole starsene tranquillo per qualche giorno, stiamo parlando di Carlo Frisiero, lontano dai riflettori mediatici. Eh, mediatici che sono accesi su di lui eh, dopo che si era appunto autoaccusato del eh, decesso del Papannino, l'uomo è tornato in libertà, aveva dichiarato i carabinieri di Bologna di aver soffocato il genitore somministrandogli un boccone di cibo troppo grosso. La liberazione è venuta, però, grazie ad un super testimone che, dopo aver appreso dai giornali Ciò che si autoaccusava lo psicologo Pitergino si è recato direttamente a Bologna. Per fortuna, racconta il fratello Stefano, quel giorno, quando papà morì, mio fratello Carlo non era solo, con lui c'era un'altra persona che ha assistito al decesso di papà. Questo testimone ha saputo dai giornali di ciò che mio fratello si autoaccusava e non ha esitato a contattare subito i carabinieri di Bologna. Questa testimonianza, che naturalmente è stata debitamente verificata, ha consentito di scagionare mio fratello con la successiva rimessa in libertà. Carlo Frisiero però ha deciso di non rientrare subito nella viletta di via Cancellier, ci siamo sentiti al telefono, ancora non ci siamo visti, prosegue il fratello Stefano, mi ha chiesto scusa per il putiferio che ha sollevato e dispiaciuto per il tutto il disturbo che ci ha arrecato in queste settimane, siamo stati assediati, avevamo il mondo attorno a casa, non vi dico quanti giornalisti ci hanno chiamato, Carlo ne ha avuto la consapevolezza, mi ha detto che gli dispiace molto, si è scusato con me e con mia moglie, non immaginava simili conseguenze, era molto preso dal suo dolore per la morte dei nostri genitori. Da subito i familiari avevano sostenuto con forza che il loro congiunto non poteva aver commesso di ciò chi, di cui si autoaccusava. Andiamo a Portuguaro invece dove si è tenuto un importante incontro uh, dell'associazione Città del Vino, 30 anni di storia, è andato a vedere il tutto il nostro Aldo Curtarelli che ha intervistato un componente dell'associazione Stefano Crosariol. Siamo in compagnia di Stefano Crosariol all'Assemblea regionale della de città del vino. Uh, oggi, eh, praticamente quest'anno, è il trentennale di questa associazione. Lei è riferente regionale e... Della città del vino, della provincia di Venezia, della città metropolitana e del eh, Pramaggiore, eh, praticamente, ecco perché qui a Portuguaro. Questo incontro. Sì, eh, abbiamo scelto Portuguaro perché l'ho fortemente voluto io come coordinatore assieme al coordinatore regionale di portare eh, questa assemblea nel trentesimo anche della, della fondazione della nostra associazione su questo territorio. Non tanto perché abbiamo delle aziende che sono ormai diventate leader, ma perché proprio vogliamo far conoscere anche il territorio di, di Portuguaro e di Anone Veneto di Parmaggiore e dei comuni che. Che fanno parte di questo territorio. Ecco, il territorio da una parte e dall'altra parte invece vogliamo far in, questo, in questa assemblea far capire anche alle amministrazioni che poi naturalmente cambiano eh, ogni cinque anni quando c'è il rinnovo. Ecco, vogliamo fare proprio conoscere a queste nuove amministrazioni o amministrazioni che non conoscono ancora la nostra associazione. Perché devono associarsi eh, o continuare ad essere associate all'Associazione nazionale Città del Vino. Oggi lo stiamo facendo, abbiamo dei referenti che stanno spiegando. Molti sindaci che eh, fanno parte e anche che, non, che hanno intenzione di iscriversi, sono stati molto contenti di questa nostra eh, opportunità, di questa eh, cosa che stiamo dando eh, con questa assemblea. Ecco, l'associazione nazionale Città del Vino è a fianco nel territorio con anche la stesura del piano regolatore e eh, oggi Probabilmente anche cambiato, una volta l'attenzione era rivolta molto di più alla costruzione edilizia, oggi guarda invece al mantenimento di quello che è l'habitat, il territorio e quant'altro. La nostra associazione tramite Cevin è in grado di fare anche questo. L'altra grossa opportunità è per i produttori, per le aziende che oggi nella seconda parte del convegno riescono ad avere. Una visione di quello che è il Città del Vino nel mondo estero. Ecco, proprio in questi ultimi due anni la nostra associazione. E ha avuto modo di partecipare alla fiera in Corea, dove ci hanno chiesto, come rappresentanti del vino e quindi conoscitori del vino, hanno chiesto a Città del Vino di portare delle aziende e di portare informazioni su questo mondo meraviglioso che è diventato il mondo del vino. Ecco, la Corea eh, ci siamo stati quest'anno. Abbiamo portato delle aziende che hanno vinto la selezione del sindaco che si sono classificate prime eh, con la medaglia d'oro. E, e lì hanno cominciato eh, questo rapporto con la Corea e alcune di queste aziende hanno già cominciato anche ad esportare, per cui eh, essere associati a Città del Vino è molto importante e con questa assemblea in questo territorio dove la viticoltura è molto eh, avanzata voglio proprio far eh, arrivare quelle che è, sono le possibilità di chi è associato con noi. Un blitz antidroga a Fossalta di Piave in alla scuola, la compagnia dei carabinieri di San Dona di Piave ha iniziato infatti un'azione di prevenzione, controllo e contrasto dello spaccio e l'uso delle sostanze stupefacenti tra i giovani, anche eh, con interventi all'interno degli istituti superiori del San Donatese. E così i militari dell'Arma con tanto di cane antidroga si sono presentati nella sede di Fossalta di Piave dell'Istituto Scarpa Mattei. Si tratta della sede distaccata più numerosa, con 400 studenti sui 1070 complessivi, quindi l'indirizzo è quello audiovisivo. Eh, L'azione dei carabinieri, ha riferito il preside, Francesco Ardit, ci era stata comunicata e come dirigente, eh, ma la stessa cosa ha riguardato anche i collaboratori che ne erano a conoscenza. Ho mantenuto il più stretto riservo come era giusto che fosse. Nei ragazzi, nei docenti erano stati informati prima, naturalmente. Il nostro istituto, senza timore, si è reso disponibile, ha detto per un'azione di questo tipo. Azione che è stata portata a termine con serenità e distacco, ha riferito il preside. I carabinieri sono arrivati quindi al mattino a scuola ha iniziato l'azione perlustrativa all'interno delle classi tutto con molta discrezione sottolinear ditte e da parte dei studenti e docenti con la massima collaborazione senza alcuna rimostranza alla fine non è stato trovato nulla pare sia stata individuata solo una cartina vuota per uso di marijuana per la quale un ragazzo sarebbe stato segnalato all'autorità competente come consumo personale Andiamo nel Petergino Mottense, parliamo invece di un percorso terapeutico per accogliere le vittime delle violenze. Ebbene, Aldo Curtarelli ha sentito il direttore sanitario della LUS 2, Marco Morgante, che ci spiega quali sono le iniziative prese dalla stessa azienda sanitaria. Siamo con Morgante Marco, direttore sanitario dellulss 2 di Treviso. Siamo qui a Ponte di Piave in una serata dove abbiamo un tabellone dietro che è scritto Uniti contro la violenza, lo sport come deterrente. Ecco, un suo pensiero in questa serata? Ma il mio pensiero va sicuramente alla, alla delicatezza e alla complessità di questo argomento che purtroppo... Ancora oggi è un argomento che ci tocca da vicino e anche a noi ospedalieri purtroppo nell'arrivo di parecchie persone che arrivano ai nostri pronto soccorsi a causa di violenze domestiche e quindi è un argomento molto sentito e delicato. Ecco voi come US, come azienda sanitaria. La vivete anche in prima persona queste violenze perché vi arrivano per forza di cose nelle vostre strutture, strutture che sono preparate a ricevere questo? Sì, assolutamente. Noi abbiamo elaborato un, una presa in carico che è un percorso diagnostico-terapeutico proprio per queste persone che accedono ai nostri pronto soccorsi e che eh, vengono presi in carico dal personale sanitario eh, fin per le cure e per tutto quanto bisogna loro. Ecco, diciamo un appello alle donne di avere il coraggio anche di eh, denunciare ma anche di venire in, nelle vostre strutture che saranno sicuramente aiutate. Sì, le nostre strutture sono preparate, il nostro personale è addestratto proprio per accogliere questa tipologia di persone e noi siamo pronti a dare loro tutto il supporto necessario. Parliamo di cronaca, andiamo a Jesolo, è accusato di truffa falso in relazione ad alcuni momenti della giornata lavorativa nei quali si sarebbe trovato in luogo diverso dal commissariato di polizia di Jesolo nel quale prestava servizio e avrebbe dovuto esserci. L'ispettore Massimiliano Orlando, 52enne di San Donato di Piave, è finito sotto processo di fronte al giudice penale di Venezia, Sabina Caruso. Complessivamente sono una dozzina gli episodi contestati e emersi a margine dell'inchiesta che qualche anno fa coinvolse alcuni altri poliziotti imputati di reati ben più gravi, ovvero di corruzione in relazione al rilascio dei permessi di soggiorno. Gli accertamenti all'epoca estesi su tutta l'attività del commissariato di lo portarono a scoprire, sulla base dei rilevamenti del GPS, che l'ispettore non era in ufficio ma in località diverse, secondo la procura, senza giustificato motivo. Al poliziotto viene contestato inoltre di aver modificato il foglio presenze di un giorno, inserendo la sua presenza mentre era previsto il riposo. A conclusione della sua requisitoria, il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell'ispettore a un anno e sei mesi di reclusione. Il difensore del poliziotto, l'avvocato Sabrina Bacchin, ha chiesto invece la soluzione. La modifica del foglio presenza avvenne dice perché l'ispettore andò a lavorare e fu autorizzata successivamente da un superiore, come accadeva normalmente. Ha spiegato quindi nella ringa l'avvocato. Ora andiamo a San Michele Altagliavento, parliamo dei lavori della terza corsia. Più celeri del previsto, tanto che potrebbero essere conclusi prima del 2020, e quindi verso il 2019. E da qui quindi poter avviare anche l'altro cantiere, quello che da Porto Gruaro porta verso Noventa di Piave. Sentiamo il servizio. Presidente, siamo in uno dei punti cruciali del cantiere del terzo lotto, della terza corsia. Un momento davvero importante, abbiamo assistito alla posa dei cosiddetti conci, cioè del ponte sul tagliamento, ed è veramente entusiasmante. Il colpo d'occhio è incredibile perché, davvero, per oltre un chilometro si vedono soltanto gru, il cantiere è assolutamente in attività, è estremamente operativo. E la buona notizia che oggi ci hanno dato le imprese è che, salvo imprevisti, dovrebbe finire il cantiere anche prima di quella che era la data di eh, termine dei lavori. Presidente Castagna, ci sono delle novità anche per quanto riguarda la tempistica del secondo lotto? Sì, sicuramente possiamo dire che il secondo lotto andrà eh, quasi certamente in continuità con i lavori del, eh, del terzo lotto e del primo eh, stralcio del secondo lotto, vale a dire che da Porto Gruaro a San Donà i lavori potranno iniziare a partire dal 2020, cioè quando saranno completati i lavori tra Porto Gruaro e Palmanova. A Musile di Piave arrivano gli esami medici gratuiti nelle cliniche convenzionate ai cittadini in difficoltà economica, come visita oculistica completa anche per tutti i bambini che nel 2018 compiranno 6 anni e la possibilità di donare in maniera del tutto anonima un check-up sanitario ad un parente o uno stretto amico. Sono questi i pilastri in cui si basa l'innovato progetto La Salute. Prima di tutto ideato dall'amministrazione comunale di Musile di Piave in collaborazione con l'ente Banca della Salute. Si tratta di un Intervento concreto che il Comune mette a disposizione dei cittadini che non riescono a causa della crisi ad effettuare esami clinici o visite specialistiche. La presentazione ufficiale di questo nuovo servizio sarà per questo venerdì alle 18 nella magna dell'Istituto Comprensivo Toti. Interverranno il sindaco di Musile di Piave Silvia Susanna, nonché Roberto Brunetta di MBA Mutua e Maurizio Cecconi della Banca delle Visite. E ora torniamo a Porto Gruaro, guardiamoci queste bellissime immagini di una balilla, proprio così, unica al mondo. Lo ha costruita Antonio Feltraco, che è stato eh, sentito da Aldo Curtarelli. Con Antonio Feltraco qui a Portuguaro in occasione della fiera, della fiera di Sant'Andrea. Lei è un costruttore, un, un sì. appassionato di macchine d'epoca sì. e ha presentato qui a Portuguaro sì. Sì. Una, ah, mac sì. una macchina d'epoca. Ah, sì. Ci puoi illustrare che tipo di macchina è? e perché l'ha portata qui a Portuguaro? Ecco, eh, è una Fiat 500 è del 33 la Balina è design Eco. Lei è un unico esemplare, Cioè, questo è una... un unico esemplare. Al esatto. Mondo. Sì, cioè, sì, l'ha costruita lei? Sì, sì, sì. È il lavoro. Quindi, eh. Come mai eh, l'ha portata qui a Portugalia? Sì, L'occasione di staffetta eh, è e adesso. Ecco, comunque la porta in sì, più vabbè. occasioni, in altre, sì, 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 cioè la si fa è girare praticamente. Sì sì, 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 è vero. Capo. Bene, allora Le là, ecco, ecco. Ecco. faccio i complimenti e speriamo sì, sì, che sì. ci sia molta curiosità. Benissimo, grazie. Grazie sì. a voi. Eh. E ora andiamo a Bibione dove il sindaco di San Michele Tagliamento Pascolino Codognotto ha convocato le associazioni di categoria per condividere la nuova tassa di soggiorno ma il ricettivo ha disertato. Prima vogliamo vedere come sono stati spesi i soldi degli anni passati. Come a Iesolo, anche a Bibione dunque, quando si tratta di intervenire sulla tassa che gli ospiti devono pagare per soggiornarvi, i rapporti tra l'amministrazione e gli imprenditori turistici si fanno a quanto pare più tesi. Al momento la tassa di soggiorno a Bibione fa incassare 2.600.000 euro. Albergatori, agenzie turistiche e imprenditori dei campeggi hanno chiesto di vedere i conti degli anni passati e di sapere in anteprima come intende intervenire l'amministrazione comunale per il prossimo anno. Puntiamo agli sgravi per i bambini. Ora le famiglie a bibione pagano con bambini dai due anni in su, ci ha anticipato lo stesso sindaco Pasqualino Codognotto. Sul litorale bibionese arrivano moltissime famiglie. E per questo sto pensando, ha detto Codognotto, di aumentare l'età delle esenzioni portando il limite a 5-6 anni. Questo comporta una differenza di almeno 700.000 euro, proprio perché il numero dei bambini ospiti è molto elevato. E il Codognotto punterebbe quindi ad aumentare la tassa per le altre categorie, mentre non ci sarebbe alcun allungamento per il periodo della tassa di soggiorno che rimane quindi tra il 1 maggio e il 30 settembre. Vinicio Scortegagna invece ci propone un nuovo scatto dal territorio. Andiamo a vederci, fotoreporter. Grazie a Venicio Scortegagna e a voi tutti per aver scelto la nostra informazione. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della nostra rete. Vi ricordo, come sempre, che potete seguirci sulla pagina Facebook e YouTube di Media24. A risentirci alla prossima edizione.